Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo libro! Dunque, ogni mattina c'è chi si guarda allo specchio e chi si fa un selfie. C'è chi beve il latte, mangia i biscotti, saluta i genitori e chi si fa un selfie. Poi c'è chi studia, si diverte, litiga, fa pace e praticamente vive, ecco! E chi indovinate che fa? Beh, ormai l'avete capito. Oggi vi racconto la storia di Silver Selfie per gli amici Sandrino. È troppo buon... volevo dire, c'è una mia amica che in pratica è segretamente innamorata di lui. Sarà che è affascinante, atletico, intelligente, con una tenerezza tutta da scoprire? Lo so, è un caso disperato il mio, cioè voglio dire quello della mia amica. Perché è ossessionato dalla sua immagine, Sandrino, e la gente gli va pure appresso. Ecco perché qualche giorno fa la mia amica... Ma andiamo per ordine. Silver Selfie era impegnato in una missione difficilissima. Scattarsi un selfie, senza mani, contemporaneamente in due punti opposti della stanza. Luca lo condivise in due secondi netti, altro genio. Pioggia di mi piace. La mia amica invece commentò: sembri un po' triste. In quel momento successe qualcosa dentro Sandrino. Cominciò a mandare messaggi su messaggi alla mia amica. Alla fine si diedero appuntamento. Ma lei non arrivò. Cercò di buttare giù qualche riga per spiegare i suoi sentimenti, ma era troppo timida per affrontarlo faccia a faccia. Sandrino rimase solo a riflettere sul messaggio di lei. E poi, per la prima volta, fece una cosa molto semplice. Prese il cellulare e si fece un selfie, così, come si sentiva veramente in quel momento. La sua foto prese 3 mi piace. Quello della mia amica, il mio... E indovinate il terzo? Il suo. Ci vediamo al prossimo episodio! Non ero io quella ragazza, mi raccomando.